benvenute nel terzo weekly vlogmas. È mattina, stranamente sono quasi le 11 di mattina e sono in macchina con Lorenzo perché stiamo per andare a prendere le piastrelle per la cucina. Cioè lui lo farà perché pesano tantissimo e io non sono in grado. Spero che ci entreranno perché sono tipo 10 metri, però vabbè. Intanto lui sta facendo benzina. Good morning. Good morning. Non vi ho detto però che è mercoledì, oggi ho iniziato la settimana un po' tardi perché i primi giorni di questa settimana, ovvero lunedì e martedì, sono stata rinchiusa in casa un po' a editare, un po' a vivere male, molto male. Ditegli qualcosa che questa ne esce mai, oh. Anche perché adesso fa freddo, ho ripreso il cappotto, questo qua brutto e pesante, adesso pure caldo e basta, è finita la mia vita perché d'inverno non è che... No? Fa buio presto. Siamo riusciti pure a tirare giù dal letto quest'orso. Sto soffrendo. Mamma mia, eppure alla fine sono quasi le 11 perché il nostro appuntamento era le 11, ma qualcuno ha fatto tardi causa traffico. Ci sono dei risvolti incredibili. Adesso ve li faccio vedere. Questa, ragazzi, è la cucina. Io quasi non la riconosco. Sono troppo contenta di aver levato quelle mattonelle marroni che avete visto nel primo home tour della casa. Poi qui, anche qui, vi ricordate che erano tutto spaccato? Guardate che bel lavoro. Mancano solamente le porte principalmente. Ma il bagno è rimasto ancora così. Anche la camera, anzi, è diventata tipo uno sgabuzzino. L'arco è stato tutto rifinito, bellissimo. E questo, io già comincio a vivere meglio. Guardate che bello! Mancano le fughe, cioè che sarebbero i riempimenti. E vabbè, ovviamente le pareti ancora devono essere dipinte. Però comincio davvero finalmente a sentirmi meglio. Mi piace tanto perché questo pavimento bianco, che sarà tipo la mia condanna, perché per pulirlo magari sarà un, cioè tipo sembrerà sempre sporco perché essendo bianco, però guardate quanta luce dà solamente questo. Figuratevi con tutte le pareti chiare, ora non so se è proprio bianco o che tonalità di bianco, perché ci sono anche diverse tonalità di bianco. Oh mio Dio, che bello, sono troppo felice! Ah! Vedrai che adesso questo traffico andrà via. Andiamo retta a Sara. No. Che c'è, amore? Diamo retta alla mia ragazza per il traffico. Prendiamo il raccordo che non c'è il traffico. E io da bravo ragazzo, dai, diamogli un po' di fiducia. Zan, zan, zan. Allora, abbiamo pranzato e siamo di nuovo in macchina perché stiamo andando a Andiamo a morire Porte d'Ikea. di Roma. Sì, anche da Ikea. Voglio andare da Ikea perché voglio chiedere per la cucina, visto che insomma voglio chiedere due informazioni proprio in croce se mi capitano. Io ho paura. E poi niente, che volevo dirvi? Da oggi è tutto da Luca Abete. Bene. Tanto mi piace che però, cioè il Natale non mi piace, però mi piace che mettono così. Ti piace il Natale perché lo vloggi. Alla fine il Natale si sta un pochino impossessando di lei. Mi sono comprata il Leo, è la mia nuova mascotte, pensavo che me la regalasse lui. Però mi la regala lui. Ma no, gli spicci. Ora abbiamo gli spicci, cioè, lo riparo. No, non voglio che mi ridai. Ti dai 2 euro e te l'ho pagato. Sei cattivo. Io ci sono rimasta molto male. Se l'è scelto da sola, pagato da sola. Io pensavo che me lo comprasse lui, che faceva almeno la finta. Ti amo, ho detto 2 euro. No, ma non è la stessa cosa. Ma cosa? Che finta facevo? Non c'avevo spicci. Che colpa ho? Non avevo spicci, ragazzi. È una brutta persona. Però adesso dai, andiamo a comprare le cose, gli spicci da Tiger. Va bene? Mi regali la cosa più giusta. Andiamo a prendere tutto quello che vuoi. Ok. Detto, eh. Detto. Buonasera ragazze, giovedì sera in realtà perché questa giornata è stata bruttissima, sono stata a casa e poi sono stata alla prima assemblea di condominio
della casa nuova. È stato terribile. Comunque, volevo farvi questo spezzone di questa giornata, anche se brevissimo, perché adesso sto per mettermi a fare la valigia, perché domani parto. Venerdì è giorno di partenza, venerdì scorso sono andata a Milano, domani invece andrò in Toscana, in un paesino di montagna che si chiama Monte Vitozzo, perché il mio ragazzo ha casa lì e andiamo per un 5 giorni in realtà, e quindi continuerò il vlog lì. Però ci tenevo a farvi vedere una cosa, perché ieri ero molto triste perché Lorenzo non mi aveva comprato il peluscino di Ikea. So che sembro stupida, però non lo so, mi faceva piacere che me lo comprava lui, perché io sono ossessionata dai leoni, cioè il leone è tipo il mio animale spirito guida, quindi non lo so, mi faceva piacere che mi regalava il piccolo peluscino. Però si è fatto perdonare da Tiger, mi ha preso questa bellissima sfera di vetro, in realtà poi è plastica, non è per niente vetro, però io le amo, cioè mi piacciono tantissimo, perché a me l'acqua mi calma tantissimo, come, non lo so perché, però queste cose piene di neve, le palle di neve, come si chiamano queste cose, palle di vetro, mi rilassano tanto. E qui c'è stato un cigno e c'è la base rosa, perché c'era anche nera mi pare, è bellissimo, quindi aia, e quindi lo metterò per ora qui e poi in un futuro bello esposto, mi piace un sacco. Comunque adesso continuo a fare la valigia e sono ancora in alto mare, sono veramente, sono le 11:38, non mi sbrigherò mai. Venerdì inizio la giornata, in realtà sono già le 4 di pomeriggio, siamo in viaggio da circa mezzogiorno, ma ci siamo fatti tipo un sacco di soste, tipo per pranzare, poi siamo andati a fare la spesa. Siamo a Viterbo per ora, però stiamo salendo e stiamo andando a Montevitozzo, a casa di Lorenzo, e oggi a Roma c'era l'allerta meteo. Impavidi, però ci è andata bene. In realtà adesso si pare che sta tipo facendo, non lo so, l'inferno, cioè c'è un cielo praticamente l'universo nerissimo. Che si è messo contro che non dava andare in Toscana, che sono un paio di volte che lo diciamo e ci sono state ogni volta qualche problema. Però Tanto che mi si è rotto anche il computer ieri sera, quindi bella partenza, però dai, chi se ne frega, ne compriamo un altro. e oggi finalmente ci siamo riusciti. Io volevo vloggare prima che perdessi completamente la luce. Alla rotonda, prendo il primo uscita. Mamma mia, Inquietante. come sei, stai calmo però, Inquietante. E niente, quindi oddio, ho paurissima, ti ho fatto tipo Appena un lampada. fulmine. Vabbè. Devi far vedere il cielo. Datori di tornado. Tipo, mamma mia. Che figata. Io non sono riuscita ancora a levarmi il cappotto perché ho freddissimo e stiamo cercando di scaldare casa. Cercando, ci riusciremo? Certo. Comunque, fuori tira un vento veramente brutto, quasi spaventoso in realtà. Io ho paura. Sì, tisanina, grazie Pipi. Ma sta cosa, amore, puzza un po' di citronella, non sembra mango. Oh, era in offerta, però a me piace. Mango e limone. Tu Tanta sei roba. Un mango. Tu te bevi i Vigorso. Stiamo vedendo che in previsione hanno un allevamento di alpaca. E io già ne ho uno, adesso aprirò un allevamento anch'io. Fateci sapere nei commenti quanto è simpatico Lorenzo. Sarà simpaticissimo! Molto. Il mio alpaca, tanto si difendono perché stanno dalla parte tua. Comunque, volevo farvi vedere la casina, se il padrone di casa me lo permette, fare tipo un home tour della casa in montagna. Molto carina, in realtà mi piace tantissimo. Allora vi faccio vedere l'home tour. Vabbè, ovviamente sapete che le case in montagna hanno un po' cioè, sono un po' così. Vabbè, perché comunque non ci vediamo da tanto. Vabbè, la porta già bellissima di suo. Poi qui, guardate quanto è bella, mi piace un sacco che è questo tipo la parete così in pietra. Vabbè, il tavolo è un po' disordinato. Poi qua c'è l'angolo living, ora metteremo un po' a posto. Qui c'è il camino che però ci sta tipo accannando. Il camino è un po' triste perché è unita la legna. Mannaggia, vabbè, la TV. Poi da questa parte c'è la piccola cucinetta, che carina, con i fornelli. Il bagnettino piccolino
con la doccia. E poi la cosa più carina è tipo la lavatrice, perché è minuscola, non so se rende. Poi, tornando indietro, sta Lorenzo che beve a tisanina. La vecchiaia. La vecchiaia. E qui ci sono delle scale che vanno su. Zan zan zan. Al buio. E lì ci sta il mostro. Qui ci sta un angoletto. Mi piace un sacco questa cosa con... Oddio raga, la porta è tipo minuscola, però si scende un gradino. E qua c'era la stanzetta, che è quella proprio di Lorenzo, con la finestrella, il lettino e la scrivania. È molto carino. E poi qui, che c'è scritto camera, c'è la camera da letto, quella vera. Che ovviamente, cioè, le case di montagna mi piacciono un sacco, cioè almeno le seconde case, perché hanno tutte le cose rabattate, no? Quelle che non si usano nella casa principale vengono tutte messe qui. La cameretta da letto e con questi archi, cioè questi travi a vista. E l'armadio a muro. No, raga, io sono... Cioè, mi piace davvero tanto quest'aria così di montagna. La cosa più bella, ovviamente, è il camino. Ora ritorno giù. Questa casa sta diventando tipo rec. Io sono venuta in cucina per cucinare e ho trovato uno scorpione morto nella pentola. Eccolo, cioè io spero che è morto. Tipo paurissima. No, vabbè, basta, lo poggio. Io non voglio più vedere questa cosa in vita mia. Sono Bear Grylls e queste sono proteine. Schifo, Lorenzo. Guarda, ho trovato anche un'altra cosa. Lorenzo, io voglio tornare a Roma dopo questa cosa. Mamma mia, che fresco. No, c'ho i brividi di paura. Donne, vi voglio più audaci. Che volevi far vedere? Questa va... Cosa mi hai messo da parte? Scopriamo tante cose. Quando, uno non viene in montagna da tanto. No, ti prego, levati. Tu sei stupido. Sabato, siamo sopravvissuti alla notte, stranamente fa un freddo belva. Adesso non tanto, devo dire che quando siamo arrivati ieri sera stavo veramente battendo i denti. Attualmente sono sola perché Lorenzo è andato a prendere la legna, anche se è quasi buio, quindi spero che torni presto. Ci è successa una cosa molto simpatica. Si è bloccata la caldaia. Cioè, nel senso, è entrata in blocco come se... Boh, mai stata esperta in caldaie. Non abbiamo l'acqua calda, né possiamo accendere i termosifoni. Quindi io mi sono lavata scaldando l'acqua, è stata un'esperienza davvero che ripeterò sicuramente se non riusciamo a ripristinare tutto. Oggi ci siamo svegliati con molta calma, abbiamo pranzato con molta calma, io mi sono preparata, adesso sembra un po' Sheldon Cooper, però fa un freddo belva e io già non ho il senso dello stile normalmente, quando posso vestirmi bene e non fa così freddo, figuratevi quando fuori ci sono i polaretti, cosa divento, tipo maglia proprio della salute a collo alto e maglioncino e proprio me ne frega niente di apparire figa. L'unica cosa che ho fatto è mi sono truccata, manca solamente il mascara perché devo decidere se mettermi le lenti a contatto o restare con gli occhiali. Forse metterò le lenti a contatto perché stasera volevamo andare o a cena fuori a Pitigliano, che è un paese carino e magari vi faccio vedere anche a voi, o per cena o comunque dopo cena. È carino però questo ambiente, tipo dentro è caldo, sembra caldo ma in realtà non lo è per niente. Forse dovrei anche chiudere la porta visto che sono fuori per prendere almeno l'ultima luce del giorno. Però comunque è un paese molto piccolo, Monte Pitozzo, non so se lo conoscete, se non lo conoscete è normale, non sentitevi ignoranti. E quindi già qui non si vedono tante persone, figuratevi una che parla con una videocamera, vabbè che non c'è nessuno, però vabbè. Aiuto, mi sento tipo solissima in questo momento. Che un vlog sta diventando tipo, avete presente quei film horror, tipo Rec? E io che vi registro le mie ultime... No vabbè, scherzo, non mi voglio angosciare da sola. Ah, una cosa molto simpatica è che in questa casa, visto che è talmente così bunker, non prende per niente il telefono. Quindi io mi sento veramente molto persa. Aiutatemi, aiutatemi, salvatemi. Bravo Peppi, che allora, hai proviato la legna con la motosega, che guarda quanto sono intelligenti. Hanno fatto praticamente il filo che è cortissimo e quindi tocca inventarsi tutta una cosa perché non c'ho prolungo. Nel frattempo io ho una brutta notizia perché ho chiamato mio padre, certo. E in teoria sabato, perché
Non, beh, forse non ve l'ho detto, ma ve lo dirò. I lavori a casa mia nuova vengono fatti solamente il sabato. Perché? Perché ci sono degli operai che lavoreranno solamente il sabato. Non lasciamo stare. E oggi, che è sabato, non sono venuti. Non Quindi... solo, la caldaia non si sa No, cosa è, già quindi l'ho... dopo la devo smontare. Già l'ho detto. Già l'hai detto che dopo smontiamo la caldaia? Siamo arrivati a Castellazzara e praticamente questo è il centro. E alla fine io ho optato per gli occhiali perché non mi andava di mettere le lenti, soprattutto perché non abbiamo l'acqua calda e quindi non volevo gelarmi le mani. Però prima o L'estate, poi mi la dovrò musica lavare. mistica che ho messo qua nel paese per Che ansia, può Natale. mettere ansia. Un po' ansia, mettiamo Ora facciamo un po' di spesa. Subito le schifezze. Poi? Sì, per te. Per scegliere dolce. Le schifezze prendiamo. Tutti siamo a casa che ci inciampi del pane per La cena di stasera l'ho già cominciata un po' a spolpare, perdonatevi, però sono dei filetti di merluzzo e lui ha un coltellino così giusto per tagliare il merluzzo appena era ancora vivo. Appetito, Buon appetito. niente da fare, alla fine ha vinto, boh, no, la stanchezza, perché vabbè, non è che abbiamo fatto chissà che cosa, però fa freddo, in più questa cosa che si è rotta la caldaia, in realtà io pensavo che era una cosa che potevamo aggiustare, invece Lorenzo ci ha provato L'ho in tutti. smontata, ho studiato su internet il modello, sono diventato un tecnico delle caldaie, però non c'è verso di aggiustarla, secondo me si è bruciato qualcosa, tipo la scheda, qualcosa di importante. Comunque alla fine siamo rimasti a casa. Abbiamo aperto il letto in salone per stare vicino al camino perché i termosifoni non possono funzionare senza caldaie e quindi fa Ma troppo si sta freddo. bene uguale, chi se ne frega. Sì, abbiamo un po' mangiucchiato C'è e... solo lei che è una lagna. Sì, abbiamo un po' Ditegli litigato. qualcosa, è una lagna perché fa freddo, ma io che te posso fare? Più danno a prendere la legna e tagliarla e accendere il fuoco. Vabbè, lui è molto antipatico in realtà, quindi facciamo finta di niente. E niente, quindi questa settimana in realtà non è stata un granché, poteva essere un pochino meglio, però ovviamente è vita reale, quindi Ci piacciono le sfide. a volte può essere un po' noiosa. Noi rimaniamo qua in montagna, forse, non ho ben capito. Comunque domani, boh, in teoria o lunedì o martedì andiamo a Firenze, però questo poi lo vedrete nel prossimo Vlogmas. Andiamo a dormire a Firenze oppure non ci andiamo? Scrivetelo nei commenti. Decidete fatecelo sapere nei commenti che potrebbe essere un sondaggio. voi, dai. Sì, perché potrebbe essere in diretta, visto che tanto noi dobbiamo domenica che sarà online il video, potete decidere. Quindi, ragazze, io ovviamente vi invito sempre ad iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto. E lasciateci un piccolo like. Fatelo per, se non lo volete fare per me, E fatelo io per che ho Lorenzo. smontato la caldaia tutto il giorno. Comunque, detto questo, finiamo questo Vlogmas. Che è il terzo, è già il Il terzo. terzo. È già Quanto manca a il Natale? terzo. Più di una settimana. Che bello! Sei contenta No. di fare il regalo? Sì, infatti volevo andare da Primark per. No, amore, io devo comprare un Asus di 1000 euro. Ah, lui deve comprarsi il regalo. Per Cioè, deve programmare comprarsi musica un elettronica. computer da 1200. 1300. Ma non glielo farò di certo io. Come no? Me l'hai detto prima. Buonanotte. No, chiedila a Babbo Natale. Buonanotte. E al prossimo Vlogmas. Ciao!